io voglio fare, siccome, visto che voi ho sentito in settimana tante voci, allora io ho 28 giocatori, cioè 25 più 3 portieri. Nell'ambito di questo gruppo io faccio le mie scelte facendo tante tante considerazioni. Sono considerazioni di carattere squisitamente tecnico, sulla base di quello che io vedo durante la settimana. Non è facilissimo per me, perché settimanalmente bisogna lasciare fuori dei giocatori che magari anche durante la settimana si sono allenati benissimo come gli altri compagni che vengono scelti, che però purtroppo quando si è in tanti qualcuno rimane fuori. Io mi sono sempre anche appellato al buon senso dei ragazzi, di rispettarsi tra di loro, di comprendere questa situazione, e quindi rispettando le mie scelte dimostrerebbero sempre di rispettare i loro compagni, anche perché da parte mia non c'è alcun tipo di prevenzione nei confronti di nessun giocatore. Quindi le scelte che faccio le faccio solo in funzione di quella che può essere la partita, nell'interesse del Lecce, perché io sono l'allenatore del Lecce, non di un singolo calciatore. Ma io l'avevo già affrontata in altre circostanze con Giuliatto, con Sini. Voi non dovete dimenticare che la prima partita di campionato a Milano con dei mostri sacri io ho giocato con Sini e con Donati, un 90 e un 92. Qualcuno di voi, in generale, ora non so chi ha pensato o nell'aria, si è sempre girato questa voce che io avessi qualche motivo particolare per dimostrare qualcosa a qualcuno, alla società, cioè, niente di più sbagliato. Io faccio delle considerazioni, la società ha anche una sua filosofia. E quindi io cerco di portarla avanti secondo quella che è la filosofia tecnica che abbiamo a suo tempo anche stabilito. Quello è stata un'esperienza non bellissima, però appartiene al passato. Bisogna mettersi tutto alle spalle. Io ho fiducia nella buona fede degli arbitri. Nicchi e Braschi stanno facendo un ottimo lavoro, e quindi ho fiducia nella buona fede nell'operato degli arbitri. Spero solo che il signor Orsato sia sereno in questa partita e che possa arbitrare nel migliore dei modi come lui sa. Quindi finora, insomma, a parte qualche episodio a favore o a sfavore, però tutto sommato non abbiamo motivi, qualche cosa nell'arco di un anno, di alcune partite, qualche volta viene bene, qualche volta meno. In questa circostanza è un episodio singolare, speriamo che ci sia la totale serenità da parte del signor Orsato e che possa, certamente dobbiamo anche noi in campo aiutarlo mantenendoci tranquilli, insomma, soprattutto non facendo pesare certi episodi, insomma, e non sentendoci vittime di queste situazioni. Quando sembra che ci siano tutte le migliori condizioni per compiere una prestazione eccellente e ottenere un risultato favorevole, poi magari qualche episodio sconvolge tutti i piani. Per cui diciamo che dopo la prestazione di sabato, siamo un passo avanti rispetto al passato sul piano della fiducia.
nel credere più in noi stessi e quindi anche nella convinzione di poter fare anche risultato fuori, insomma. Anche perché poi non dobbiamo dimenticare che noi fuori casa abbiamo incontrato su 5 partite 4 squadre fortissime, per cui anche gli altri hanno fatto fatica a fare il risultato, quindi a parte l'episodio del secondo tempo di Cesena, la squadra tutto sommato, considerando il tutto, no, come credo che abbia fatto ampiamente il proprio dovere. Le insidie prendono la forma e sostanza pensando a giocatori come Di Baio, come Jimenez, giocatori veloci, molto dinamici, che sanno ritrovare il gol con destro, fantasia e qualità, e quindi due o tre giocatori che hanno le potenzialità per poter far gol contro qualsiasi avversario.